L'informazione, la prevenzione e, e anche nel caso del papillomavirus eh, anche la vaccinazione è una cosa importante. È importante la ricerca, è importante trovare anche i fondi evidentemente per poter estendere questa vaccinazione a tutta la popolazione. Ed è importante anche l'informazione, perché se non si è informati su che cos'è questa cosa, non la si può prevenire, non la si può curare, e invece è una cosa curabile. Un virus che attacca soprattutto il sistema genitale, tutti gli organi genitali, ha una trasmissione sessuale. Ed è la causa principale di una serie di tumori maligni dell'utero, della cervice, del pene, della mucosa orale, dell'ano. Quindi di tutte quelle zone che vengono in qualche modo in contatto diretto con il virus. Quindi la prima cosa è la conoscenza. La consapevolezza, il proteggersi, quindi la malattia da papillomavirus è una malattia a trasmissione sessuale. Il vaccino che oggi è disponibile e che va fatto a ragazzi giovani prima che cominci il primo contatto sessuale. Parte una campagna informativa sull'infezione da papillomavirus, promossa da ASL ed Assessorato alla qualità della vita e dalle pari opportunità del Comune di Napoli. È una patologia che va affrontata per tempo con terapie che distruggono il virus. L'accento quindi è sulla cultura della prevenzione, sulla informazione e sulla preparazione dei medici, insieme con la soluzione della vaccinazione. Da quest'anno, 2017, è obbligatoria la vaccinazione, non solo alla donna, come era nel 2016, ma nel nuovo elenco della vaccinazione anche ai maschi in età della scienza. Obbligatoria e quindi gratuita proprio perché è importante prevenire e speriamo di allargare questa campagna a tutte le municipalità, entrare nelle scuole per poter diciamo, intervenire in tempo e quindi salvare delle vite.